probabilmente già applicato anche in altre realtà. Per cui è l'assemblea... Ricostruire il partito, trasformandolo in un ponte tra l'amministrazione del Mezzabarba ed il resto della città. Sarà questo il primo delicato compito di Stefano Ramat, eletto nuovo segretario del Partito Democratico di Pavia, al termine della votazione di ieri sera nella sala di San Martino di Tours di Corso Garibaldi. 26 le preferenze ottenute da Ramat, espressione dell'area di Libertà Giustizia, della componente cattolica del partito e di quella riconducibile al parlamentare Alan Ferrari. Distanziato di 4 voti Marco D'Agradi, proposto invece dall'area porcariana, mentre si è fermato a 7 Ottavio Giulio Rizzo, lanciato da una corrente trasversale. L'idea di PD del futuro del neo segretario è racchiusa negli 11 punti di programma spiegati all'Assemblea cittadina, documento che sottolinea l'importanza dell'organizzazione del partito e della necessità in primis di migliorare la comunicazione tra i tesserati. Abbiamo bisogno di avere una segreteria forte, di ristrutturare il partito dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della comunicazione, e dobbiamo quindi essere in grado di essere punto di riferimento per i nostri iscritti. Traghettatore della segreteria, dopo le dimissioni di Angela Gregorini, nel frattempo divenuta vice sindaco, Ramat avrà il compito di mediare tra le diverse e litigiose correnti presenti nel partito e stabilire un dialogo con l'amministrazione cittadina nella persona del sindaco. Massimo De Paoli, presente all'Assemblea, ha augurato un in bocca al lupo a tutti i candidati prima del voto, togliendosi il più classico sassolino dalle scarpe sul tema nomine, argomento che tanto ha fatto discutere, scaldando gli animi all'interno del partito nelle ultime settimane. La scelta di Massimo Mostarelli, di Vito Savino, di Marco D'Agradi all'APOL, di Antonio Ricci all'ASP sono venute perché loro hanno competenze specifiche in quei settori, conoscono le cose, le sanno e sono capaci di gestirle. Al di là della corrente dell'etichetta, sarà così anche per l'SM, sarà così per le future scelte. Questo mi spiace, anzi non mi spiace, ma lo rivendico. Perché...